mi è impazzito tutto. Adesso come? Niente, errore mio. Avevo premuto il tasto sbagliato. Salve Massivi, bentornati. Lo so, sono arrivato. Scusatemi, un piccolo contrattempo. Tanto, vi saluta. Il nostro nuovo streamer. Guarda di telecamera, saluta. Appena cagato sul divano, in realtà. È quello. Come parassita. Perfetto, non portare al veterinario. E giù soldi, perché tanto siamo ricchi. Donate per curare il nostro. No, scherzo, non donate per l'animale. Niente. Ciao Sovei, ciao, sì, è stupendo, vero? Piccolino. Ho 10 settimane. Agitato perché è notte, stanco, saluta. Che adesso andiamo a fare. Torniamo in casetta. Saluta la chat. Agitato. Ciao, andiamo. Vai. Sì, è un riccio africano. Che è appena cagato sul divano e non sta bene. A quanto pare non sta benissimo. Vediamo le cacchie nei prossimi giorni. Casomai portiamo veterinari. O prendiamo qualcosa per i parassiti, non lo so. Penso basti qualche medicina. Saluta la chat, Sara. Saluta a tutti. E con i discorsi sulla cacca me ne vado. Ti salutano. Chiudi la porta, per favore. Ciao. Oh, eccoci qua. Piccolo intermezzo mentre aspettiamo che arrivi gente. Come state? Come... No, lascia pure su la luce. Come state? Un bicchiere d'acqua. Sara con la H e vi ma fate bravo. Comunque, grazie per bella donna. Come state? Se avete guardato la live su Diablo? Mi fa piacere per la tua nipote. Salutacela tanto. No, non sono assolutamente geloso. Come state? Come va? Tutto bene? Salve a tutti, ben arrivati. Avete visto che adesso aprono gli stress test per Diablo 4? Prima infatti l'ha già scritto. No, non ho seguito perché non sono interessato a Diablo. Io sinceramente stavo cenando e stavo guardando l'ultima puntata di Ted Lasso, che ieri mi sono dimenticato di guardarlo. Grande serie Ted Lasso, l'unico motivo per cui vale la pena, cioè uno dei motivi per cui vale la pena farsi Apple TV. Ma hanno detto altro a parte la beta, adesso mi leggerò un po' di informazioni, ora un po' di corso. Vabbè, intanto non andremo sul gioco. Ne parliamo giocando, ecco. Come hanno chiuso i server di Dark and Dark? Vabbè, ma per fortuna che non abbiamo. Fortuna che non abbiamo iniziato. Per fortuna che non l'abbiamo portato stasera. Tanto scusate, non sono più andato. Ho cambiato lingua. Ed eccoci qua su Jak and Dexter, signori miei. Gioco era PS2 2004, dovrebbe essere della Naughty Dog, che forte il successo di Crash Bandicoot decise di fare un nuovo platform per PS2 chiamato Jak and Dexter. Li ho giocati tutti, erano tre capitoli più un quarto che era di corse, come i Crash. Poi è uscito un altro Jak and Dexter Confini del Mondo, ma l'ha giocato mio fratello, non io, ma non è nulla di che. Sto. Ah, ti ha fatto un regalo, adesso rischiamo subito, Prini. Che ti ha fatto un regalo? Ok, glielo ho detto. Eh sì, mi ricordo che... Sì, infatti ho visto che... Mi hai scritto, per fortuna che non l'abbiamo... Fortuna che non l'abbiamo giocato. Ma intanto io partirei col gioco. Io non... L'ho iniziato un attimo, giusto per vedere come andava l'emulazione, ma... Non ci ho giocato. Sarà un tipo... 18 anni che non ci gioco, forse anche di più. Ho passato la È vita tutto in cercando delle italiano. risposte alle domande che mio padre Abbassiamo un e il attimo. padre di mio padre si erano posti inutilmente. Se vedete le Credo bande a che lato è queste solito perché è riflessioni in 6 cinoni. collettive hanno creato i grandi mostri Femmix, che sì, abbiamo infatti stiamo avuto dicendo che mi come avevi riuscivano a scritto. controllare l'eco, l'energia vitale del mondo. Qual Ho detto era che il mi avevi potere di scritto. Dio? Infatti volevo Ma portarlo a questo Arcandark non altrimenti c'entra dopo. niente. Per fortuna che non l'ho Questo non portato c'entra niente. perché... Non lo ricordo. Se no, cosa faccio stasera? Risposta veloce, ma Chissà le quando li risposte si riaprono. frammentavano. Per chi non lo sapesse, Dark and Dark è Se un. dovessi ricordare.
Escape shooter, come si chiama adesso? Un extraction shooter, solo che è ambientato in setting medievale, molto difficile. Era uscito su Steam in beta, l'hanno chiuso perché dicevano che avevano rubato gli asset. Quindi i creator hanno messo il beta test in tor su Torrent. Ma a quanto pare Cesca ci sta dicendo che li hanno chiusi. Godetevi un attimo i filmati. Ditemi se mi si sente perché il gioco sta parlando e sto parlando sopra. Sarà un po' lungo il filmato iniziale, non si può saltare, vedete? Posso solo metterlo in pausa. Quindi, se volete, intanto parliamo un po'. Ce lo guardiamo. Comunque, Cesc Flini mi ricorda di dirti che. Mi ricorda di dirti che abbiamo già portato Albion. L'ha portato anche Lazybeast, mi ripare. Che sta bene, l'abbiamo sentita di recente. Ma non sappiamo se tornerà mai a streamare, ve lo dico molto sinceramente. Juventus sta pareggiando, mi pare, no? Beh, godo. Voi non lo vedete, ma la felpa è l'Inter dietro. Ve la faccio vedere. Ah. Aspettare il ritorno in tempo. Ho visto che hanno tolto la penalizzazione, ma secondo me. Cioè, insomma, potrebbe essere temporaneo, devo vedere dopo. Non lo so, vediamo. Vediamo se gliela tolgono. Spero che gliela lasciano. Cioè, boh. Sono ogni volta se la scampano. Uno per la Champions e uno per il campionato, sono assolutamente d'accordo. Non vedo l'ora di sapere come l'Empoli vincerà la domenica. No, la campionata è imbarazzante, fa schifo l'Inter, non ho mai perso così tanto. Cinque penalizzazioni, dici, la pari TV. Intanto ben arrivato. Non lo so, vedremo. Allora, siamo qua per parlare della Juve. In realtà sì, possiamo parlare della Juve. Quando non c'è Plini si parla della Juve, ma male. Buonasera, buonasera, ben arrivato, ben arrivato. Fine primo tempo, 1-1 siamo. Dico che se ne mette, semmai se ne mette molti più. Sì, no, anch'io non è una sofferenza. Speravo che ieri l'Inter perdesse, così ci toglievamo questa sofferenza. Adesso no, dovremmo perdere contro il Milan e vedere Pioli in finale. Con tutti che li cantano Pioli is on fire. Intanto qua cosa è successo? Il nostro caro Dexter, che non è lo youtuber, è caduto nell'eco oscuro e è diventato un animaletto, che è la mascotte del gioco. Tanto questo gioco aveva una bella grafica per l'epoca. Mi pare che sia il 2004. Del 2001, infatti. Bella, beh, adesso voi lo vedete in Full HD perché ho l'emulatore. Bellissimo grafico, bellissimo mondo. Sì, adesso arriva anche Plinius. Ti abbiamo scritto, Silma, tranquillo. Ma perché fai i regali? Cosa gli hai regalato? Facci sapere, siamo curiosi. Il gioco è un. Per chi non lo conoscesse, il gioco è un platform molto base. Come Crash Bandicoot, ma secondo me è molto più bello. Cioè, ha meccaniche molto più avanzate. E non è open world, ma è aree collegate, macro aree collegate fra loro. Perché gli hai regalato Minecraft? Ah, io volevo Minecraft Dungeon con tutti i DLC. Perché non se lo giocherà mai? Silva. Tu cuoco. No, sto scherzando. Che bel regalo! Di cuore d'oro che hai, Silm. Gli ho detto che sarebbe carino portare manca al dungeon per la Road to Diablo. Sarebbe carino portare anche Diablo Like.
potrebbe portarlo live. Comunque siamo. È un Diablo like. Quindi perché no? Ora partiremo col livello tutorial. Simil? Oh. Okay. Sì, è molto più casual Diablo, però come stile è molto Diablo-like. Cioè, visuale isometrica, un sacco di loot. È un looter alla Diablo, sì, è quello. Non è molto ruolistico, cioè ha meno ruolo. Perché sa che si basa tutto sugli equipaggiamenti, non sul livello. Però. Molto bene. Come mi va? Boh. 40 fps va bene. Guardate. Ecco verde per recuperare la vita, se non ricordo male. E semplicemente Jack ha due mosse. Ha il pugno e la ruota, tra l'altro. La giravolta. Adesso questo, mi spiega cosa sono questi. I precar. Ethereal, non ho presente, qual è Ethereal? Non lo conosco. I Precursor sono comunque una civiltà antica che ha vissuto questo mondo. Non si sa, cioè rimane molto misteriosa almeno fino al terzo capitolo, che esplora un più la lore. Questo ha una trama molto molto base. C'ha un paio di colpetti di scena, ma comunque più elaborato di Crash Bandicoot. Questo. Cos'è Tyrell? Non lo conosco. Non so perché mi droppano gli FPS quando salto. Insomma, le batterie sono le cose che dovete recuperare per finire i livelli. Detto molto semplicemente. Ne sono 100 più una segreta. E dovete andare a usare. Ah, Gotto! Grazie mille, grazie mille. Vero massivo postumano. Finalmente ti abboni con il re. Finalmente. Così. 32esimo, che cuore, grazie, grazie. Seguite il buon esempio di Morgotto e abbonatevi anche voi. Ah, ho capito qual è. Quello che abbiamo messo la news ieri, ok? Che è quello che c'è il 1º maggio. Non lo so, non lo so, non mi ispira molto. Più che altro nelle FAQ c'è scritto, nei PAQ, beh, c'è scritto che avrà l'abbonamento mensile e non mi piace molto. Comunque le mosche sono i collezionabili, ma all'epoca i collezionabili avevano un senso perché. Ho fatto un danno. Ah no. Se vi avventurate troppo in acqua, arriva uno squalo che vi mangia. Eccoci qua, Plinio. In realtà le FAQ dicono di sì. Mai giocato a Jak and Daxter, Morgotto? La storia dei platform, insomma, è un gioco che viene un po' troppo dimenticato, perché tutti si ricordano Crash, non si ricordano questo. In realtà era superiore a Crash in tutto. Già a partire dal doppiaggio, che quello di Crash era imbarazzante. Il 2 era un strano gioco, era ibrido perché ibridava GTA, cioè la formula GTA 3, Vice City, che era uscito al periodo, quando eri in città, avevi anche i livelli, cioè non avevi i livelli ricercato, ma potevi rubare le auto e la polizia ti seguiva. Mentre le parti fuori erano un platform base, mentre il 3 era un più action adventure, sempre con sezioni platform, ma semi open world. Vedi? So, lei ci sta dicendo che se prendiamo tutte le mosche scout, che sono i collezionabili, ci dà una batteria. Quindi era un incentivo a prendere i collezionabili, non è male. Se vedete ogni tanto, vedete che frizza in fondo sugli shader, perché comunque è emulato, non è perfetto. Sempre 1-1, Plini. Guardate qua, questo è l'Eco Blu. Si usa per i puzzle ambientali, per andare più veloce anche per attirare i globi. Più avanti ci scopriremo ci sono altri echi.
ti sei perso l'apparizione del dottor Tom Collins prima. Ma dopo quando chiudiamo Velomos. Sono a fondo donazioni? No, non l'ho messo io. L'ho trovato. Penso l'abbia messo Astro. Non cambio fondi donazioni. Non so. Mi è nuovo. Non l'ho neanche notato che era cambiato. Questo è patato. Vedete, questo è il puzzle uno dei puzzle ambientali che vi ho detto. Beh sì, se non sono stato io. Sei stato tu, mi sa che. Beh, piccolo spoiler che c'è adesso. Domani pubblichiamo un nuovo reel. E c'è dell'impegno. C'è sempre l'impegno reel, ma sto giro è attuale, attuale. Domani vedrete. E a breve uscirà anche un nuovo video sul canale principale. Ah, ok. Tutto. Anche i globi precursor sono dei collezionabili, ma non li usate. Di solito alcuni personaggi vi chiedono di scambiarli in cambio di batterie. Poi potete prenderli tutti per completare il gioco al 100%, ma oltre un certo numero a livello di trama non vi servono nulla. Vi consiglio di recuperarlo questo gioco se avete mai recuperato. C'è anche la Trilogy per PS3, ma adesso al momento retail costa tantissimo. Vi conviene per recuperare i giochi PS2 e poi l'emulato è su PC. Non era un gioco molto complicato. Mi ricordo che da bambino l'ho finito più volte facilmente, no? Secondo me è un gioco che va recuperato perché all'epoca era molto bello e anche adesso è molto giocabile. Comunque ha fatto la storia dei platform. Non è un capolavoro assolutamente. Però secondo me non che ne abbia giocati tanti. È uno dei migliori platform dell'epoca. Se capisco, devo andare indietro adesso, basta. Ma li prendete tutte, perfetto. Come si esce? Ogni livello vi davano delle missioni e ogni missione vi ricompensava con una batteria, insomma. Devo solo capire come tornare indietro. Voi che mi dite? Ma Dio santissimo, mi distraggo e guardo la chat. Ma se io tornassi indietro qui. Infatti. No, non ho paura adesso. Sta tremando. Ah no, ha freddo perché bagnato. Comunque era un mondo coloratissimo, potevi. Non dico sparare liberamente. Come mai gioco? Ma come avete mai giocato a questo gioco? Sì, era molto bello, molto colorato, cartoon, con livelli quasi completamente esplorabili, comunque sempre nei limiti dell'epoca. Cioè non era come Crash Bandicoot, quei livelli che erano dei lunghi corridoi, li selezionavi all'inizio della mappa. Cioè, avevi l'hub centrale e dalla selezionavi i livelli. Questo viste macro mappe, delle mappe raggiungevi i vari mondi. Ecco, presi tutti. Devo solo capire come tornare indietro. Sì, allora, i platform non hanno mai fatto impazzire neanche me. Ne ho giocati tanti. Perché comunque mi divertono, ma non sono il mio genere preferito. Però tra questo e Ratchet & Clank, secondo me PS2 ne aveva molto bellini. Mancava un buon Crash PS2, purtroppo. Ma anche. Ma graficamente non è invecchiato male. Cioè, è ancora giocabilissimo. Sì,
Sì, vedete, non ci sono ombre, non c'è niente. Lo vedete, upscalato così, lo giochi ancora volentieri. Questo è del 2001, però ho sbagliato a dirvi prima. Sì, beh, effettivamente eri piccolino, il 2001. Beh, l'ho giocato con mio fratello, questo. Mio fratello alla tua età. Sì, beh, comunque stiamo sempre parlando di Naughty Dog, ci cioè, avevano fatti Crash. Cioè, loro i giochi li hanno sempre saputi fare. Vedete? La cosa molto bella sempre, soprattutto per lei, adesso è una cosa abbastanza normale, ma per l'epoca potevi scegliere l'ordine dei livelli. Nei limiti, perché come detto prima, lei che dobbiamo raccogliere 20 batterie per attivare l'overboard. Qua, aspetta, come si esce? Come vedete, non qua. Quando andiamo proprio avanti, telecamera liberamente, movibile, infatti vedete. Posso muovere la telecamera come voglio. Non è telecamera fissa. Come si sono 30 fps, vabbè. Come lo vedo? Sembra lento, però in realtà sta andando a 30 fps, che la che la città originale. In città però mi lago un po'. Sono più abituato ai 30 fps. Casomai proviamo ad abbassare. Un attimo. No, non vedo qua, va bene. Avevo pensato che fossi la mia musa. La tua cosa? Non avevi mai visto una musa prima di ora? Non sta laggando, ma cioè, di solito va a 40 fps e poi scende a 30. Non... È che 10 fps li senti tanto. No, va a 30 fps in realtà. Ce l'ho sopra il counter. Solo che è così l'emulazione, in certi punti droppa, non può fare niente. Tanto, cioè, 2001 completamente doppiato in italiano e con ottima qualità. L'isola nebbia è l'isola iniziale, quella dove Dexter è diventato peloso. Beh, questa città va bene. Va bene. Vediamo come si è suggerito il vecchio alla spiaggia. Ma i livelli aperti vanno bene, per fortuna. Beh, se no in caso poi modifichiamo un po' le impostazioni. Che poi l'isola della nebbia era anche l'isola che c'era nella. L'isola che c'era nel livello nella demo. Se andate la demo per PS2, mi pare. C'era nella demo base per PS2. C'era anche questa demo e era il livello dell'isola della nebbia. Abbasserò un attimo. Le impostazioni per certi punti non va benissimo. Quindi toglierò questo e la blending. Sono preso quella 220, ma non dovrebbe essere. Ok. Ora dovrebbe andare un po' meglio. Pare di sì. Jack non parlavano in questo, nel primo capitolo, inizia a parlare dal secondo. Quindi Dexter faceva tutto lui. Parlava lui. Vedete qua c'è una batteria. In teoria se non ricordo. Infatti la prendeva lui.
Cosa avevo? Era un globo precarso. Ah. Sì, certo che c'è un modo. Sorry, io da quanto tempo? Sì, io ho streamato. Aia. Streamo abbastanza costantemente. Streamato la settimana scorsa, poi no, durante Pasqua no, ero via. Di solito sì, mi prendevo lo spazio dei weekend. Quindi forse per quello che non mi hai visto. Facevo sabato e domenica. Ho iniziato a fare il giovedì quando gioca la Juve. Prendo questo spazio. Se devo per distruggere quelle devo andare con l'Eco Blu, ma non mi ricordo dov'era. Ah no! Posso distruggerle con... Dopo andando a fine livello posso prendere controllo del cannone... Madonna. Del cannone e controllare le bombe. No, e vabbè. Complimenti lei. Ogni volta che perdevi, si moriva c'era... Dexter faceva le battutine. Se raccogliete 50 eco verde, ahia, in pratica vi dà uno spicchio di vita in più. Andiamo qua. Comunque, che portiamo la prossima volta? Vi ricordo che quando streamo io di solito vi faccio scegliere in live, cioè in sui social cosa portare. Quindi seguite sempre i social che ogni tanto vi facciamo scegliere i giochi da portare. Ho messo il sondaggio sia su Instagram che su Telegram. Se ci seguite sia sul canale che su Instagram, canale Telegram che sul gruppo potete votare due volte. Quindi cosa ha annunciato nella live su Diablo? Perché non l'ho proprio seguito. A parte lo stress test. Abbassare un po' la grafica perché streaming non regge. Sotto, vediamo. No, no, è ingiocabile. No, 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 via, 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 via. Ingiocabile così. Kimi nostalgia con Unreal, Madonna. Unreal non lo gioco veramente da tantissimo. Guarda, vi lo dico sinceramente. A me Diablo non interessa, l'ho visto. Non metto in dubbio che sarà un buon gioco, anche se vedo che ha già gravi problemi di bilanciamento. Ma non interessa, non fa per me. Sicuro quando esce Pliny farà mega maratone, non ci giocherà a tutte le ore. Ma solitamente vi anticipo che il giorno che esce Zelda facciamo maratona dalla mattina. Ho preso ferie e si gioca Zelda tutto il giorno. Lo portiamo live. No, comunque Diablo prezzo pieno, no... Non mi interessa minimamente. Poi c'è sta formula Game as a Service, ma boh. Aspettate. Aspettate. Cosa? No, è proprio ottici per la DR del Rich. Sì, Pliny, copriamo tutto. No, grazie, Sa, per averci aggiornato sui probiotici. No, dove dobbiamo prendere un piccolo riccetto? Perché mi fosse arrivato adesso. Ho un riccio. Abbiamo appena preso un riccio.
E la diarrea, gli è venuta la diarrea. Perché abbiamo iniziato live un po' tardi perché mi ha cagato sul divano. Ok, ma quello è un game base. Ma quello è un MMO. Ed è gratis, nel senso, anche se è game base service, ma che cazzo me ne frega, nel senso. Non lo pago 60 euro. Cioè, per i game. Poi, di fatto, gli MMO non sono tutti aim. No, perciò ok. Andiamo a prendere. Poi di fatto gli MMO non sono tutti game as a service. Vive giochi a pagamento, sì. Però insomma, vive buy to play, sono anch'io d'accordo, buy to play. Purtroppo viviamo in un mondo in cui buy to play ti chiedono comunque di spostare soldi perché i server costano. Ma se i free to play sono che posso comprare solo robe estetiche. O comunque velocizzatore dell'esperienza. Signori miei, ben venga. Cioè, se sono giochi come Blue Protocol che aspetto solo per giocare un po' così a tempo perso. Ma oh, signori, ma bene così. Buonasera Max, buonasera, ben arrivato. Guarda. No, non c'è una data, deve uscire secondo quadrimestre del 2023. Guarda, adesso sapete l'idea. Qua dirò la mia. Se è un gioco. È un gioco che aspetto veramente con cuore, uno dei miei giochi. Sono felicissimo, un prezzo pieno, una microtransazione e cagate varie. Ma se è un gioco che devo giocare così, proprio a cervello spento, sono felicissimo che sia gratis. Se è un free-to-play etico, ovviamente. Agosto potrebbe essere. Detto secondo quadrimestre del 2023, quindi non si sa. Comunque, se siete interessati a Blue Protocol, domani esce un reel a proposito. Anche se non siete interessati, guardatelo perché mi licenzieranno prima o poi a forza di fare questi reel quando mi sgameranno. No, rimandato non credo, è quasi pronto. Anch'io lo aspetto con moderato interesse. Comunque, a livello grafico mi piace un casino. Cioè, stile artistico è fighissimo. Cioè, quello che piace a me. Mentre a livello di gameplay ho visto, sembra carino. Cioè, sembra un gioco che si fa giocare bene. Non lo aspetto come seconda venuta il Messia, ma. Esce, è gratis, così io. Provarlo lo proviamo sicuro. Cioè, stai ancora giocando a Marvel, Snap? Mi hanno nerfato Shuri, adesso sono un po' in crisi, ho cambiato mazzo. Però va bene, Shuri mi sta stancando. Forse non c'è moltissimo. È vero, anche quello. Adesso dovrebbe uscire. Godi, no, a me piaceva Shuri. Cioè, era un mazzo andavo un po' a caso. Perché se avevi la pescata sfigata non vincevi manco per sbaglio. No, adesso cosa uso? Adesso uso Zabu, Dinosaurus, eccetera, eccetera. Sì, no, Shuri era sgravissimo. Solo hanno un pelo nerfata. Quindi puoi counterarla con Valkyrie. L'ho trovata poche volte contro e lo usavo. Non vincevo sempre perché se non ti veniva la combo giusta, potevi. Cioè, se tirava tipo Shuri alla fine era mezzo inutile. Ma qua mi serve l'eco blu. Si poteva immergerci, vero? Sì. Ah, quando. Sì, quello. Quando il doppio diventa fortissimo perché piazzavo Shulk con 4 per di attacco.
Anche quando trovo il campo che la moltiplicava, però non si può più usare perché non ha più senso. Dai, ce la faccio a prenderle. Ola. Tanto, visto che stiamo parlando di MMORPG che devono uscire a breve, news dell'ultimo periodo, cioè dell'ultima ora, che penso che poi sarà anche la news di domani. Sembra che abbiamo una data per Tron e Liberty. Dovrebbe essere ottobre, mi pare. Comunque domani troverete la news. Cerebro l'ho provato, ma non mi piaceva. Perché comunque sei campi che ti aumentano l'attacco, ti sputano tutto. Discard completo. Anch'io ho il discard completo, ma non lo gioco più. Sì, non se ne è parlato bene per il modello economico, però ho visto qualche gameplay e non mi sembrava male. Però, cioè, finché non esce un gameplay vero e proprio o qualche informazione in più, che cosa vuoi dire? Più che altro NC Soft è famosa per essere un remit al contrario. Ah, The Division, senti, aspetta, cosa dice il Bissino? The Division Earthland, cosa beta annunciata con te nel video di Ario Ubisoft trasmessa anche Steam dedicato a The Division Earthland. Annunciata una cosa beta, il gioco pubblicato in te. Ma è quello per cellulare, no? Boh, pochissimo interesse. Sì, sono d'accordo su Cerebro. Aia. Mi pare fosse quello per mobile. Quanto poco interesse per The Division ormai. E sì che il primo The Division mi era anche piaciuto. No, no, Ubisoft Dare, ho visto che hanno fatto un nuovo gameplay di X Defiant. Proprio interesse zero. Come cazzo? Ah sì. Proprio zero interesse. Proprio zero. No, un gioco che deve uscire che mi interessa è quello dei creatori Battlefield. Si chiama Future. Quello basato su un gioco a premi. Non mi viene il nome. Però avete capito, dai. Oggi, mentre lavoravo e guardavo YouTube, in uno dei buchi al lavoro, ho guardato YouTube e mi è apparso il trailer di un gioco che tu lo guardi, c'è Genshin. Cioè, sembra un gioco cinese di uscire per computer, Mac, Android, eccetera, tutto. Io non ho capito se è un single player, multiplayer, gacha, che cazzo è. Però mi sono iscritto alla Closed Beta. Dopo vi tiro fuori, adesso vi tiro fuori il nome. Ed è... Aspetta, che cazzo che... Allora, che cazzo si chiamava? Senza... E là. Tanto ho venduto Mario Striker su Vinted oggi. Sono molto felice, 30 euro presi così. Eccolo qua, si chiama... Wuthering Waves, quindi onde tempestose, che non so se sia un riferimento a Wuthering Heights. Se ve lo mando, ditemi se questo gioco non è Genshin 1.1. Mi sono preregistrato per il boh, non so. A livello grafico mi ispiravo. Guardate, c'è Genshin.
No, Ubisoft è terrificante. Ubisoft è terrificante. Non... Tutti anche giochi carini. C'era. Che cazzo si chiamava? Immortal Phoenix Rising era bellino. Ci ho giocato un po', mi ha rotto il cazzo, però poi diventava mega grindoso. E... C'era un Zelda che non ce la faceva. Che non ce la faceva. Ci provava a essere Zelda, ma non ce la faceva. Delle idee interessanti. Che è una delle cose migliori che ha fatto Ubisoft negli ultimi anni. Che poi The Division a me era piaciuto, era un bel gioco il primo, anche bellissime idee, hanno smesso di supportarlo per fare il secondo. Solo che chi è cazzo di giocare il secondo adesso? Te lo tiro indietro, mi colloco su Ubisoft a 3 euro. Ma ci giocherei anche, però non so. So solo di giocare un gioco e poi so che Ubisoft mi ammazza. Dove si andava? Recupera la batteria. Ecco, dobbiamo arrivare a 20. For Honor l'avevo giocato perché mi pare lo regalassero. Però no, non fa molto per me. Non era un brutto come idea, però era un po' ripetitivo e anche quello è stato mezzo abbandonato. Non sono mai stato un grandissimo fan di Ubisoft. Anche se ogni tanto pubblicavano giochi belli. Tipo, i due South Park li ha pubblicati Ubisoft, sono molto belli. Vado qua. E da qua che cazzo. Dove vado? La prossima. Se vi piacciono gli RPG. Comunque sono di Obsidian. Cioè, dovete un po' amare South Park perché sono. Hanno molto l'umorismo e la lore di South Park. Però non l'avevo guardato poco South Park e me lo sono goduti lo stesso. Però mi piace South Park. Quelli sono due bei RPG, li consiglio. Allora, ho preso tutte le mosche scout, adesso vediamo che missioni avevo da fare. Ok, mi manca. Ah, non me lo dicono ovviamente. Però me ne mancano due, poi abbiamo finito la zona. Poi volendo potremo prendere tutti i globi precarso, ma anche sti cazzi. Fino adesso sì. Anche secondo me poi. Io non li ho giocati. Assassin's Creed, ammetto la mia ignoranza, non li ho praticamente mai giocati. Poi effettivamente con Odyssey, anche con Odyssey, si è notato qualcosa di nuovo. Quella... Ho cambiato la formula, era figo perché hanno cambiato la formula. Il problema è che poi hanno lasciato quella formula sempre. Sono entrati altri giochi del cazzo. Open world con un miliardo di cose da fare, potenzialmente infiniti, ma di fatto noiosi. Allungati, ecco, allungati. Perché penso che anche, come si chiama, Valhalla non è che sia un brutto gioco, solo che è sempre quello. Giochi mega lunghi, mega allungati, ti giochi 50 ore, ti rendi conto che sei a metà gioco e fai chi cazzo me lo fa fare. Sì, è troppo. Io adesso sto giocando a The World Ends With You Neo, che è il seguito di World Ends With You, grandissimo JRPG per DS. L'hanno rifatto per Switch, ma no, il remake secondo me non rende. Che se mi sembra di starci giocando da sempre, visto oggi, ho giocato tipo meno di 20 ore e ne dura 40. Tipo. Che è un gioco abbastanza lineare, quindi non è neanche dispersivo, però ti giuro, dura tantissimo. E ho un miliardo di giochi su Switch da giocare. Ma che mi manca solo la batteria, che è quella lì sopra la torre, non mi ricordo come ci si arriva. Lo ricordo ancora abbastanza bene sto gioco con tutti i dettagli. So che livello, poi c'è il livello a giungla che era molto figo ma molto incasinato. Poi volendo non serviva a fare tutti i livelli per avanzare perché se si prendevano abbastanza batterie si poteva passare alla zona successiva. Quindi letteralmente alcuni livelli potevano essere totalmente skippati. No,
Alex Kidd. Alex Kidd non è anche nei te giochi nel Nintendo Switch Online, non mi sbaglio. Sega Master System. No, perché no, non ho aggiunto il ma devo aggiungere anche il Sega Master System adesso su Switch, quello del genere. Ma non Alex Kidd. Io qualche tempo fa mi ero reinstallato su Nintendo Switch Mario World 2, Super Mario Land 2, me lo sono rigiocato tutto. Cazzo, era difficile, cioè ora mi ricordo che da bambino sono riuscito a finirlo. Io devo arrivare con l'Eco Blu là, ma non mi ricordo come si fa e non so dove cazzo sia l'Eco Blu. Se lo troviamo, se no. Ora su Switch vorrei iniziare Earthbound. Però non. Cioè, c'è un altro gioco a iniziare, ho tutti i miei. Ah, Cesco, ora ci guardi in sottofondo. Ma come è Mortal Online tu che ci stai giocando? Dici un po'. Capolavoro, well, non penso l'ho mai giocato, Alex Kidd. Te lo conosco, ma mai giocato. Devo arrivare là. E come ci si arriva là? Con dell'Eco Blu. Là c'è, metto più istante. Ah, ci sono i danni a caduta, come avete visto. Sono fissi, ma ci sono. O skippiamo sta parte malamente. Pelaccia dell'Eco Blu, ma non ci arriverò mai. Qualcuno che l'ha giocato si ricorda come si arrivava? Se non faccio. Sono vabbè, tanto abbiamo preso quasi tutte le batterie, no? Ci manca uno. Perché è vero che dopo sta live sto gioco non lo tocco più, ma mi applosa forse se lo rigioco. Che sia qua, ecco blu. Lei vuole giocarsi, ma ogni volta che dice che vuole giocarsi un gioco non si gioca mai. Ho bisogno di qualcuno che mi dica di non riprendere in mano il discorso online, perché ogni tanto mi sale il pallino, me lo vorrei rigiocare. Tipo Mortal è un gioco che di base il concetto mi piace, ma non mi fa venire voglia di giocarci. Beh, allora torniamo in città. L'Atman. O più avanti, perché. Ah, forse più avanti si sbloccava, è vero. Non sto dicendo che questo gioco fosse un Metroidvania, per non l'era, però aveva delle mini sezioni. Andando avanti a certi livelli sbloccavi cose per altri livelli. Sbloccavi passaggi nei livelli precedenti che prima erano bloccati. Poi c'è una cosa. Scusa. Dai, cosa? Come sta il riccio? Da domani te. Mi è piaciuto così. Ah sì, neanch'io riuscivo a leggere la canzone. Quella. Troppo troppo lungo. Sì, da sole frustante, Mortal. Poi c'è l'abbonamento, aprono. In gatto invece che il riccio, allora. No, la mia signora è andata via, se non me lo spiegava lei. Perché il gatto dobbiamo chiedere al proprietario di casa per averlo? E abbiamo paura che ci dica di no. Grande, vera postumana, grazie di cuore. Buona. Grazie mille, benvenuta tra i massivi. E dobbiamo dirle ai proprietari e poi ne siamo stramboidi, quindi ci piace rimanere un po' strani. Poi siamo andati a questa fiera degli animali esotici sabato, visto sto riccio, ci siamo innamorati e hanno detto no, prendiamolo, è veramente bello, è un animale veramente stupendo, mi piace un sacco. All'inizio era tutto timidino, ogni volta che ci avvicinavamo si chiudeva, pallina, non si faceva toccare. Adesso è agitatissimo, ci piace un sacco giocare, è stupendo, mi piace tantissimo.
Vi aspettatevi nuove live con Riccio. Che belli i ratti, anch'io ho sempre voluto i ratti, però non possiamo averli perché la mia ragazza lavora in ospedale con i ratti. Sono strano, ma nel senso fa studio il diabete nel pancreas, quindi fanno trapianti ai ratti e non può tenere roditori in casa per evitare contaminazione. Comunque il problema ai ratti è che sono molto belli e intelligenti, però vivono poco, cioè non penso di poterceli tenere e poi sapere che dopo 3 anni mi muoiono. Sarebbe tristissimo. Vedete quei congegni lassù lì, vedete? Vedete che non si Sì, anche lei è muovono? biologa, sono tutti biologi. Sapete perché il nostro villaggio è rimasto senza Ci energia? siamo conosciuti perché quando io facevo il Tutto è venditore, stato interrotto e lei sapete lavorava perché in ci siamo ospedale, conosciuti? era la mia Siamo cliente. spaventati per andare là a scoprire che cosa E succede. ci siamo Hai conosciuti. pagato la bolletta? Ah, infatti, the triste, non ce la fai. Ma che sciocchezza! Sentite, se voi due riuscite a sistemare l'ecoraggio... Io avevo due gerbilli, erano bellissimi anche quelli. Sono vissuti anche abbastanza, 3 anni. Cane, gatto e due acquari marini, mamma mia. Che figo. Che pesci hai negli acquari? Noi volevamo prenderci per l'ufficio un acquario e metterci le rane. Proviamo un attimo a pensarci. Uno solo invertebrati, cos'hai? Dimmi, interessantissimi, mi piacciono. Io lavoro le rane, ma non le considero animali. Volevo, c'eravamo visto che alla fine i maniglioti ci vendevano insetti, erano fighi. Tre specifici. Belli i gamberi. Anemoni, coralli, molli, che belli. Com'è da gestire un acquario di quel tipo? Qua potremmo prendere la batteria, però boh, prendiamo altri colui precarso prima. Immagino che sia un casino. La cosa figa del gioco è che non è un platform base, ti dava anche varie. Cioè, era un platform base. Ti dava anche varie situazioni, tipo adesso questo ci chiederà di prendere le sue mucche e metterle tutte nel recinto. È un tampone in oro. Esatto, so. Però mi ero guardato dei video che comunque gestire un acquario grande è più facile che gestire un acquario piccolo. Perché ovviamente un acquario grande è più acqua e quindi è più facile. Sì, variazioni minime influiscono meno. So che. Poi sono tutti acqua salata, immagino, quindi è ancora più casinato. Ora io vi sto solo come. Ti viene insegnato in laboratorio come gestire la vasca rane, anche già là è mezzo casino e sono rane d'acqua salata. Quindi devi fare i calcoli, mettere il livello del sale giusto. Quindi immagini un acquario piccolo con animali ancora più dedicati, che casino deve essere. Due, ma sto parlando di animali, qua stiamo prendendo a calci le mucche. 200 litri. Beh, infatti, fatto bene. Immagino che 25 litri sia un casino, anche perché non è tanto. Cioè, un mio amico aveva A, perché gli è rimasto uno, due petauri sugli scoiattoli volanti, che ho sempre pensato che posso. Cioè, li ho sempre voluti, ma sono veramente un casino da tenere. Devi tenere la temperatura giusta. Se tieni troppo alta, crepano. Devi farli uscire tutte le sere, devi stare là a mangiare, controllare il cibo che mangiano, è un disastro, sono mega impegnativi, non puoi, cioè non puoi lasciarli un giorno da soli. Mentre adesso noi andiamo in vacanza, chiamo la mia studentessa, mi tiene lei un attimo il riccio, non è complicatissimo. No, ne manca ancora qualcuno. Ah, c'è questo. Immagino che sia un casino. Se ti consola le rane sono più facili da tenere.
Se vuoi vertere su delle rane. Entra, via. Dove hai preso tutti? No, me ne manca qualcuno. Dove manca uno? Che rane avevi? Io gli Xenopus ho lavorato. Però ho visto delle rane africane molto belline. Cioè africane, rane tropicali molto belline, volevo. Dobbiamo prendere, dobbiamo tenerceli in ufficio, quindi è un attimo complicato. Cioè, diventa complicato per cambiare l'acqua. Sei appassionato di animali particolari anche te. Mi fa piacere. Nei gamberi di fiume sì che sono aggressivi, sono terrificanti. Ma qui a Louisiana, penso che a maestra hanno distrutto l'ecosistema anche nella bassa Friulana. Gecko bellino. Che io volevo, ma mia ragazza è sarda e ha un trauma con i gechi, non li vuole più. No, il gecko è così. Comunque c'è nel mio laboratorio condiviso. C'è laboratorio. Anche se abbiamo l'ufficio sopra il laboratorio e c'è anche un sacco di gente. Allen. Dove stai, Terry? Ah, in Friuli. Infatti, esatto. So come li hanno, come in Veneto, sono quelli. Hanno distrutto tutto. Perché una tigre? Perché non sono Scarface. Il maiale domestico in realtà è un bellissimo animale per avere un giardino. Io quando stavo studiando la tesi triennale, mi sono guardato ogni singolo possibile animale che può avere domestico. Ce ne sono di assurdi. Che volevo. Ah, sì. Come si scendeva? Perché qua va così piano. Sì, li hanno importati con le trote salmonate. Esattamente quello, per farle mangiare le trote per diventare salmonate. Hai perfettamente ragione. Belli ragni, le tarantole si possono prendere tranquillamente. Tranquillamente no, ma si possono avere con animali domestici. In sto gioco c'era anche il ciclo giornotte, non cambiava assolutamente nulla a livello di gameplay, però era molto bello da vedere. Non perché la giungla mi scatta così tanto. Questo è il boss, sta piando. Hai avuto un parere, Morgato? Un cane orso di un bellino. Mandaci le foto su Telegram del tuo cane orso. Perché guardate che abbiamo un gruppo Telegram, ci spammiamo memini anche gli animaletti. Io sto cercando il pescatore, dovrebbe... all'ombra dell'ultimo sole. Eccolo qua, c'è lui. Ora vi mostro uno dei minigiochi. Lo devo prendere da bere. Però ci devo... Il 200 kg. E fare questo ci sblocca. E facendo questo ci sblocca anche il nuovo livello. Sì, adesso al parco l'uomo orso maiale, esattamente quello inventato da Al Gore. C'è anche nel gioco South Park l'uomo orso maiale. È un boss che è Al Gore travestito. Vai.
Ora sarò un attimo distratto perché abbiamo parlato di pesca, ci sono i pesci. Ricordo che questo minigioco da bambino mi distruggeva. Vediamo se sono meglio di quando ero bambino. Madonna. No. No. Stata l'infamissima. Ok, siamo a metà. No. No, sono perdonato, ho perso. Oh, che schifo. Non mi ricordo quanto era il limite per perdere. Per 10 l'ho detto prima, non ho ascoltato. No. È ancora infame. Sì, ottimo. Soprattutto se stai in Trentino. In Trentino. Sì, incredibile, questa cosa mi ha traumatizzato quando avevo 9 anni, mi sta traumatizzando anche adesso. Sono ancora a casa Jack and Dexter comunque, quindi non sto facendo l'illegale. Ma sempre bello. Se mi piacciono i miei giochi PS2. L'altro giorno, cioè, quando sono tornato a casa il mese scorso, settimana scorsa, li sono visti tutti, insomma, cioè non servono a niente per solo a prendere polvere, però hai perso il primo malissimo. Ma che belli. No. No! Input lag. No, se perdevo quella era grave. Tanto sto minigioco era quasi obbligatorio perché ti dà la barca per andare in un livello. E sono fatti, a parte precluderti una batteria, ti precludeva un intero livello. Via, via, via. Sì, al secondo tentativo sono migliorato. Il pastore del Caucaso, che bellino. Legend of Dragoon però per PS1, giusto? Io non l'ho mai giocato, so che adesso è un cult. Costa tantissimo se vuoi comprarlo. L'hanno rifatto per PS5. Cioè l'hanno portato per PS5, è stata una conversione terribile. Broken Sword conosco mai giocati, ma non sono un grande fan delle avventure grafiche. E Discord? Qual è Discord? Sai che non lo conosco. Se vedo la copertina mi ricordo. Per PS1, non avevo avuto la PS1, l'ho detto l'altra volta, io giocavo alla PS2 e avevo qualche gioco per PS1 ma senza memory card, poi ho trovato la memory card per PS1 e mi si è aperto il mondo. Rotto Zelda. Allora, io Ocarina of Time ce l'ho per 3DS. Però non ho idea di come streamare il 3DS, sinceramente. Non so se voglio riportarmi da capo. Che cazzo? Se voglio riportarmi da capo Ocarina of Time. O sia Ocarina of Time che Majora's Mask. Ma sono lenti, lunghi. L'ho giocato l'ultima volta anni fa. Ce l'ho ripreso adesso, mi sono portato il 3DS a lavoro. Ci ho praticamente mai giocato. Emulato. Sì, potrei in realtà. È che non è che abbiamo tantissimo tempo. Zelda, sì, il 15 maggio. 14.
12. Il 12 per il 13 sabato che ho un concerto, è vero. Non so, abbiamo tempo per farci la to Zelda. Ah, forse conosco. Intrepido. Dio, una nostalgia si può anche fare. Non so quanto interesserebbe. Comunque è capolavoro Ocarina of Time. Inutile. Nintendo. Ah, sì, non puoi emulare Nintendo. Cioè, posso. Allora, c'è un modo per emulare Nintendo legalissimo. Dovresti con l'abbonamento a Nintendo Online e Nintendo 64. Solo che il problema è che io ho Nintendo. Io non ho l'abbonamento. Cioè, ho l'abbonamento online, ma quello base, quindi non ho Nintendo 64. Quindi niente. Oh, chiude tutto sul serio. Perché scrivo, vedo tanta gente che porta Pokémon emulato da emulatore su Game Boy. E non fa niente. Ah, io che mi sono mal calcolato lo spazio. Sì, no, non penso ci siano problemi a portare Zelda emulato. Di Milano. Chi sono i tizi di Milano? Puoi citare altri YouTuber se vuoi, non ci offendiamo. Un canales. Ah, come si chiama? No, Xenobi, come cazzo si chiamava? So che li segue anche Plini, sono quelli che i Kenobi Boss, esatto. Se no, cioè, li conosciamo, ci piacciono. Sono bravi loro, sono un ottimo canale. Non subate loro, subate noi, però cioè, sono bravi. Sì, sono forti i Kenobi Boss. Sì, sono molto bravi, sono molto bravi. Tanto rispetto per loro. Conoscono un sacco di giochi vecchi e ne parlano molto bene. Beh, non abbiamo problemi a comunque lanciare con lei e altri canali che sono bravi. Certo, se poi venite qua dimmi, ma quel tardo è d'attore di quella. Ah. Mi serve. Sono rimasto bloccato. No. Ah no, che è possibile. Smette, quel tal redattore di quella tale rivista. Mi piace molto. È molto bravo. No. No, gente brava, sì. Ogni riferimento fatto a persone è puramente voluto. Non ci sa. Ma basta parlare di altri, parliamo di noi. Si può emulare Nintendo? Non dico, non mi ricordo. Cioè, so che chiudono gente che fa mod. Lonely Cube. Oh, vedo tanta gente che porta Poké emulato. Fa tutte le speedrun, che quelle sono emulate per forza. Poi non è illegale emulare se hai il. Se hai la copia originale. Io ce l'ho Zelda. Ho quello per 3DS. Lini è il number one. Bravi, ditelo. Ricordate e supportateci abbonandovi. Il nostro canale, supportare Plini e tutti noi che lavoriamo con lui. Ah, ottimo. Ok, ora abbiamo sbloccato questa zona, possiamo tornare indietro e abbiamo l'eco blu per andare nella cittadella per la torretta. Se non sbaglio, qua dovrebbe esserci anche la boss battle. Boss Battle è tutto facoltativo perché.
Non siete obbligati a farlo. Meno questa. Eccola qua. Insomma, a livello di level design sto gioco era molto molto avanti. Ah, ok. Comunque ti dava una possibilità di scelta non indifferente per l'epoca. Questa cosa non ha senso, che la pianta mi lascia attaccata. Ah. Il primo boss è molto facile. Comunque è un platform molto della sua epoca, quindi non, non ha elementi, non è ibridato. Non ci sono potenziamenti. Quello che c'è all'inizio, quello che avete all'inizio e quello che avete alla fine. Sì, ci sono diversi echi più avanti, ma non potete potenziare. Il secondo lo facevo, il secondo vi dava potenziamenti. Cosa ridi, Light? Ma cosa ridi? Non sta a farmi colpire come un pirla. Tanto se non ricordo male servivano tre colpi per prenderlo. Per buttarlo giù. Cioè devo sopravvivere senza farmi colpire. Guardate, mi lag. Diamo la colpa alla lag, voilà. Oh, madonna, che liscio. Ma c'è un cretino! Insomma, se ti piace giocare, credi di provare Cuphead, è un must. Non dico con la ragazza. Stai parlando a me, non l'ho giocato Cuphead, giocavo più con Light, abbiamo giocato per un periodo. Non abbiamo più finito. Non dobbiamo finire. L'avevo giocato anche con un mio amico. Solo che ci avevamo giocato da ubriachi una sera. Fammo sempre, però abbiamo giocato da sobri, era molto più semplice. La mia ragazza no, non è in grado di giocare a Cuphead. Ho visto anche la serie, cioè ho visto la prima puntata di Cuphead, dovevo andare avanti. Cioè la prima puntata, la prima stagione. Dovevo andare avanti a guardarlo. Era carina come serie, mi è piaciuta molto. È leggera, simpatica. Posso essere un professionista non a tempo? Sì, è vero. Ormai basta. Devo sapere che Light è in top 50 di giocatori italiani di Pokémon. Quindi ormai gioca solo a quello, non ha più tempo per altri giochi. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, no, è stato terrificante, è stato... L'ho battuto, vero? Sì, mi dà anche la batteria. È stato terribile giocare... Capite, ubriachi non si può fare. Ma non ci sentivamo ubriachi, era quello il punto. Solo che ci siamo resi conto, solo che andavamo lentissimi, non avevamo riflessi. È bello, serve da portare il cappello adesso. Da farci uno... Le serate cazzeggio su cappello, tanto si può giocare in remote play. Non che ci veda molto Plini giocare a cappello, è quello dico. Cosa sta facendo la Juve? Non sto guardando il telefono. Una a uno ancora. La Roma quanto sta facendo invece? La Fiorentina è passata. Cioè ha rischiato forte ma è passata. Vedete che sono, tutte le piantine sono morte. Lo ricordo molto più steso i livelli a giungla. In realtà è tutto qua. Cioè cosa ti fa la memoria? Cosa ci manca? Ah, ci manca un... A livello 7 mozza scout ovviamente. E sblocca le coraggio, vero? Cioè no, abbiamo ancora un po' da fare sto livello. De uno alla gioia, oh. 2-1 vai supplementare, sì. Minchia devo andare.
Non con un po' di cosa. Quante batterie ho, tra l'altro? Totali 17. E volendo mi bastano 3 batterie. Cioè, se prendo queste 3 batterie posso già andare nell'altra zona. Ti ho lasciato, sto gioco è cortissimo. In 5 ore l'ho finito. Ma non è, cioè, non era un gioco lungo in generale. Vabbè, dai, ancora. Morto come un cretino. Ah, là c'è. Pagato 2 euro a Matt, diamo i soldi a Zuckerberg. Non so se devo abbassare un po' la non fa che mette in pausa. Abbassare un po' la risoluzione perché la giungla fa fatica a caricarmela. Quindi riempio sto plug. Mettiamo 2K. Dobbiamo andare bene lo stesso. Sì, va benissimo. Secondo me è proprio. No, va di merda uguale. Ma va ancora peggio a 2K. Ma che senso ha? Ma non ci credo. Non capirò mai questo emulatore. Se io ora lo sparo 4K, come mi giro? Ma va a caso. Va male uguale. Ma fisso 30 fps. Va, vai te capire. No, dai. Stiamo sui 1080 di prima. Stiamo. Il 4K me lo legge tranquillo. Ma. Non capisco. Eccolo là il raggio. Non mi ricordo se mi faceva male. No, ok, mi dava l'eco, infatti. Dobbiamo attivare quella porta. Ok. Bene. E batteria presa. Se avete dei figli, potete farti recuperare dei platform che hanno delle perle. Questo secondo me è adatto a loro. Comunque lo giocavo che ero piccolo. Cioè, comunque quando è uscito nel 2001, avevo 9 anni, l'ho giocato che era già Platinum, quindi avevo 10 anni. Adesso cosa è successo? La Juve è finita? La Juve ha pareggiato 1-1 e l'ha sculata di Cortomuso anche adesso? Non ci credo, non ci credo. E ora? Queste torri sparse per tutta la giungla servono a riflettere gli ecoraggi. Andiamo a divertirci un po'. Se vedete che era un gioco pensato anche per i più piccoli, già dal fatto che Dexter gli faceva gli spiegoni. Dove? Ah, ok. La devo girare. Non ho dubbi che la Juve sia stata un partitaccio. Basta solo che faccio un'altra partitaccia mercoledì. Ma no, ma vincerà 1-0 sicuro. Mercoledì vince 1-0, è segnato. L'Inter però al solito 3,6 xG.
per poi perdere 1-0, sì, con gol di... Ah, no, Cuadrado non c'è, niente, niente. Con gol di Vlahovic, allora. Ma così male Vlahovic? Era così forte. Mi gasava tantissimo. Sì, c'è rimasto di merda quando è andato alla Juve. Povero Sporting, povero il mio amico portoghese che tifa Sporting. No, dai. Quindi diciamo adesso che mercoledì non c'è la live. Perché se c'è Inter-Juve. Tutti i nostri streamer. Dai. Tutti i nostri streamer sono impegnati. Oh, odia così tanto Allegri che vuole farlo esonerare, quindi gioca di merda. Non saprei. Rimane Cravo, ma sai che Cravo da solo uno stream? Se volete che Cravo streami, scriveteselo su tutti i social, scritto su Facebook, YouTube, Instagram. Iniziate a commentare. Ma piccolo leak per gli spettatori, per chi ci segue, domani streaming o no? Si può dire, si sa. Tipo su Milanista. Vabbè, Morgotto, è colpa tua che ti fico le scuole. Perché è scritto? Chi l'ha scritto? Sì, sarà anche instabile emotivamente, probabile. Comunque, se vi piace il calcio, vi consiglio questa serie. Anche se vi è piaciuto Scrubs, che è dello stesso scrittore. Ted Lasso è ma stupenda. E su Apple TV, quella è un po' la fregatura, però in teoria avete un mese gratis. Vi consiglio di aspettare qualche settimana, a maggio, che finisce la terza stagione, vi fate un mega binge watching, ve lo guardate tutto, è bellissimo. Cioè, mi piace, è diventata una delle mie serie preferite. È veramente stupendo. Bravovic. Ma dal Milan a Leao è forte Leao, cioè quando è in partita a me gasa. Se no non gasa perché è del Milan. Devo seguire il raggio. Allora. Che cazzo ci arrivo là? Leo quando vuole è un fenomeno, sì, peccato che non lo voglia mai. No, in realtà lo vuole. Cioè, contro il Napoli ha fatto un'azione che era da paura. Però, boh, ogni tanto ti sbaglia dei gol inspiegabili. Che poi parlo io che sono interista, c'è una squadra che è terrificante. Cioè, in campionato fa schifo, non segna neanche con le mani. E in Champions fenomeni. Tre tiri, tre gol. Il Siviglia. No, beh, cioè, l'Europa League è la competizione. È la competizione del Siviglia. Sì, ma veramente Leo mi ricorda l'andata col Napoli. Faceva delle azioni incredibili, arriva davanti al portiere, poi sbagliava. No, ma vince Siviglia anche quest'anno l'Europa League. È letteralmente la sua competizione. La Roma è supplementari? Ormai avrà fatto. No, ma ha già vinto la Juve Europa League, grande acciughina campione del mondo. E poi si fa la Supercoppa contro l'Inter. Supercoppa contro il Milan. Sì, no, ma ha fatto un'azione mostruosa contro il Napoli.
veramente bello. No, no, ti dico, vince il Milan, padre Pioli, allenatore dell'anno. Scherzo, madonna. Scherzi a parte, è abbastanza improbabile che un'italiana vinca la Champions. Ma sai, partita secca, può succedere di tutto, esatto, c'ha ragione Morgotto. Partita secca può succedere veramente di tutto. Pensate al Chelsea l'anno che l'ha vinta, cioè che ha sculato. Ah, vabbè, il Chelsea ha sculato una Champions quell'anno, però vabbè. E anche quella contro il Bayern. Oggettivamente, una squadra più scarsa del Bayern ha sofferto per 90 minuti. Oh, però. Poi l'hanno. Cioè. Poi l'hanno vinta. Partita secca, posso. Partita secca, poi sfangarla. So, ho completato il cerchio. Sì, sicuro c'è la nuova. Passo al villaggio. Sicuro andrà sicuramente così. Vabbè, se Inzaghi vince la Champions, basta. Viene veramente nominato il re di coppe. Allora, Inzaghi col culo che c'ha sicuri fa una roba del genere. Contro il Real, in finale contro il Real Madrid. E poi se ne va. Poi vediamo no nello stadio che abbraccia Gagliardini e se ne va piangendo. No, ma già non posso sopportare l'idea di un derby di coppa, quanto di una semifinale. Mamma. Quanto male può andare? Non mi ricordo più dove sono le ultime batterie nella foresta. Sì, no, ma si muore infarto. Non ce la possiamo fare. È troppo crudele la vita per noi tifosi di squadra di Milano. Allora, cosa mi manca da prendere qua? 3 me ne mancano. Al ritorno al sindaco, vabbè. Porta del tempio, aperta. Mosca scout, e me ne manca uno. Ricordo che da bambino avevo la guida con tutte le batterie. Era una rivista. Sempre perché siamo qua a fare i nostalgici. Quanto è retro questa cosa, le riviste con. Là. Le riviste con tutti i trucchi, i segreti. Ah, eccola là. Ah, non ho visto il pesce. Mi mancano due mosche. Non so dove cazzo siano. Sto gioco, cosa? No, è andato fino adesso sto gioco. È bello. Di ca oh, beh, ragazzi, qua ve lo dico. Quando esce il nuovo Football Manager, ce lo portiamo live. Pedro, no, fate i bravi, non insultateli nel Discord, che poi il povero Plini impazzisce e deve moderarvi tutti. Ray sul foot. Ray non ha mai giocato a. Cioè, l'ultima volta che Ray ha giocato a FIFA, penso fosse FIFA 2006, manco giocavo io. Io gestivo la squadra, mio fratello faceva le partite. Col Treviso. Mio fratello che era in live, penso sia andato via però adesso. No, Ray sul foot, lasciate stare. Ray vi porta Football Manager se volete, ma non. Ormai a questo punto aspettiamo novembre che esca quello nuovo. Se qualcuno chiede una chiave per il nostro buon streamer, volentieri.
Dovrei prendere l'ultima mosca, non voglio cercarla. Andiamo avanti. Torniamo in città. Pensa, no, non gioco ai giochi di calcio. No, niente, ma poi pensa, non è meglio per nessuno, è terrificante quel gioco. Vabbè, non gioco neanche sotto tortura. Comunque non c'è modo di togliere rallentamenti, sono proprio problemi all'emulatore. No, guarda. Ti dirò. Ho giocato, ultimamente mi ero un attimo preso male, preso bene, con Retro Pixel Soccer, che non era male. Molto arcade, retro, era caruccio. Ero un po' skeptato. Se volete, proprio volete fare lo streaming dei giochi di calcio, vi porto quello, ma non so quanta gente lo guarderebbe. Potrebbe, si può portare, in realtà è bellino. Si presta molto alle live, perché se la partita gioca, te lo commenti, fai un po' le cose tutte con la chat. È carino, secondo me quello può funzionare. E là, possiamo fare qualche ora. Cioè, è incredibile come da bambino questo gioco riuscivo a farlo 3-4 ore di fila facilmente. So quanto è, un'ora e mezza. Sto già sentendo la stanchezza. L'ho fatto anche in live, quindi chiacchierando mi passa un po' di più. E andando a sindaco, com'è che c'è due batterie? Gli occhi, non so perché, giocando su Jak and Daxter. E da bambino non lavoravo, mentre neanche adesso lavoro. È un problema dell'emulatore che gli occhi siano buggati, l'ho letto su. Ho letto anche in giro, altra gente è successo. Non so perché si sia buggato solo quell'occhio. Magari porto. Però da bambino andavo a scuola, cavoli. Cioè, mi ricordo che sentivo molto più peso quando andavo a scuola e quando lavoravo. Cioè, molto più pesante. Lavoravo. Adesso che lavoro ho dei momenti liberi, ho momenti che posso farmi i cazzi miei, che posso parlare. A scuola era molto più opprimente. Tutto elementare, mamma mia. Guarda che scuola è terrificante. Cioè, andavo a scuola il sabato. Vabbè. Sì, faccio tempo pieno, era Madonna, che massacro. Cioè, volendo, noi possiamo già andare al mondo successivo. Abbiamo totalmente skippato un livello. L'isola della nebbia, che però potremmo farlo. Potremmo fare l'isola della nebbia, poi stacchiamo, dai. Che dite? È vero, dalle 8 alle. Era alle 8? Alle 8 un... Io forse iniziavo alle 8 e un quarto e finivo alle 4 e un quarto. Però era veramente pesante. Cioè, non andavo a scuola. No, ovviamente. Non andavo a scuola il sabato. Però era pesante, madonna. Poi mi ricordo che mi vivevo la domenica con molta più pesantezza di quanto me la viva adesso. Ma lui vuole, mi sa, vuole il globi per carta. Che fighi gli oracoli. Del 20. Sì, no, ovviamente la vita operaia in fabbrica è molto più pesante. Infatti, mi ricordo quando ho fatto 18 anni, ho fatto uno stage retribuito in ufficio immigrazione. Che perché dai, con gli statali, quindi non è proprio gente che si ammazzava di lavoro.
Però c'è il fatto quello entra allora che dicono loro timbra, finisce, è sempre stata una cosa che mi ha oppresso. Cioè, mai come il mio primo lavoro, quella era proprio una delle cose più opprimenti al mondo. Io non so come faccio in fabbrica, cioè dalle 8 alle 5 sei sempre là dritto seduto che in catena di montaggio fa la stessa cosa. Lo trovo molto pesante. Poi se qualcuno di voi lavora in fabbrica e mi dice che non è così, che è lavoro divertente. Sono molto felice e curioso di sentire le vostre opinioni. Non so se posso. Quanto manca? 20 minuti. 20 minuti. Sono cioè, non è che devo fissare dopo le 2 ore, posso fare di più. O faccio tutto il. Farò lungo il livello. O chiudiamo subito sto livello così. Andiamo al mondo nuovo, così chiudiamo la prima area. Ma potremmo chiudere la prima area e via. Poi magari chiacchieriamo un pelo. Ma facciamo così, voi. Intanto lì c'è la nebbia, la demo per PS2, la con... potete vederla. Ho capito, fai l'imbarattonatore, ma il tuo lavoro non il mio. Io ho anche un altro lavoro la mattina. Scherzi a parte, sì. Tipo... Io domani alle 8:30 sono di nuovo al lavoro. O dai, alle 9. 9, 9:30. Devo anche montare il nuovo. Devo anche montare il. Come si chiama? Il nuovo reel. Si chiama sarcasmo. Non lavoro perché il dottorato è un. È un modo per allungarti la vita. Per allungare la vita. Eviti la vita. Prolunghi il tempo che devi fare delle scelte drastiche per, la tua per il futuro lavorativo. Grazie, Josh. Grazie. Lo apprezziamo molto. Solo che non mi ricordo dove cazzo è la barra. Buonanotte, Josh, grazie a te della compagnia. È stato un piacere. Ci rivediamo presto. Io non so quando tornerò. Vedremo. E penso che noi torniamo già domani con gli streaming. Non so, Plini, ce lo confermi? Domani streaming? E intanto buonanotte, grazie di tutto. Ci troviamo presto. Ci vediamo presto. Prof, stiamo in di Asdor. Mamma mia. Però magari di buon umore perché la Juve non è uscita, quindi stream. Una cosa che ho notato è che gli stranieri adorano quando facciamo l'accento estremamente italiano. Comunque. Che storia. Io no, domani sera sono fuori. Cioè, probabilmente esco. Anche perché poi sabato arriva mio padre. Usciamo, no. Vediamo. Comunque no, sicuro che non ci sono. Neanche weekend c'è streamare. Vediamo se giovedì prossimo. Quando è che gioca la Juve? Ah, ma gioca avanti. Poi vediamo un buco. È che ora fra un mese ho l'esame di stato, quindi devo anche studiare. Sono un periodo un po' complicato. Complicato, impegnativo, non complicato. Per non avere, non è complicato. Ah, sono tranquillo io. Perché? Tra l'altro, se vi steste chiedendo quale presentazione, vi ricordiamo che sabato al MUFANT, il museo Museo Torino, alle 4 e mezza o alle 5, comunque verso quell'ora, c'è l'ultima presentazione del ciclo di conferenze con cui abbiamo collaborato con loro, di cui abbiamo collaborato con loro, ed è l'ultima presentazione di Plini. Quindi mi raccomando, se siete di Torino, sabato pomeriggio al MUFANT, 4 e mezza, esatto, non mancate. Molto interessante.
Poi penso che si faccia un aperitivo dopo con tutti i massivi che ci sono. So che l'altra volta erano andati a fare aperitivo, quindi penso anche adesso. Non lo so. Nel dubbio mi berrò una birra pensando a voi. Ecco qua. E per tutti quelli che non sono di Torino, poi la ricaricheremo su YouTube in teoria. Voi di Torino vi invidio molto. Vedete, come ho detto prima, questo gioco vi era bello. Aspetta, devo bere. Devo bere. Era bello. Anche per il fatto che ti mette davanti a situazioni molto diverse. Ricaricheremo l'aperitivo su YouTube. Connessi, aggiornati, aperitivi. Tipo ora mi mette una sezione in cui devo solo combattere. Ah, questi potrei distruggere con l'eco giallo, che mi sa che si sblocca. Ma Dio, Cristiano, nei livelli più avanti. Spoiler, non diventa normale. No, contemporaneo a Diablo 2. Nel 2001 Diablo 2. Anche a livelli colonne sonore, bello. Cioè, proprio bello, anche grafica, mondo, ambientazione dei personaggi. Trama no, trama era molto basic, però è divertente, cioè, comunque te me la ricordo ancora. Cioè, la trama è ridotta all'osso, dobbiamo far tornare normale Dexter, dobbiamo cercare questo saggio che è sparito, e alla fine, spoiler, si scopre che questo saggio è diventato cattivo e niente, lo sconfiggiamo, finito il gioco. Poi andando avanti con i capitoli diventa un po' più complicata, si aggiunge lore, eccetera. Ma anche tanto questo gioco è pensato per essere una saga, per essere il finale vero del gioco, quindi quando raccogli tutte le 100 batterie, ti si apre un portale e il gioco finisce. Quindi è anche considerato molto deludente il finale segreto, perché vai in giro, ti trovi tutte le batterie e come premio ti danno una porta che si apre, che ti manda. Sì, 2001, esatto. Si apre sta porta e fanno: oh, la porta! E finisce. E devi giocare al 2 per sapere cosa succede. Che gioco? Psychonauts 2? Non ho mai giocato i Psychonauts, però hanno detto che sono molto belli. Sì, 20 euro. Sì, ma bello, ma sì, contemporaneo dei Naughty Dog, questo, quelli di Uncharted e The Last of Us. O Crash per l'epoca, erano entrati famosi per Crash. Li hanno sempre saputi fare i giochi, hanno sempre fatto giochi che hanno avuto un meta molto alto. Se 20 euro 66 è tanto. Perché dici pazzesco? Nel senso, perché Diablo 2 è diventato il metodo di paragone per tutto? Per tutti i giochi. Comunque questo era un gioco console. Ti ricordo che all'epoca, nei giochi PC, sembra strano a dire adesso, ma i giochi PC non puntavano molto sulla grafica, mentre i giochi console sì. Sembra assurdo a dire, però metto il paragone per tutto.
fa strano dire che nel 2001 i giochi PC, no, i giochi console puntano sulla grafica, i giochi PC non tanto. No. Mentre adesso il benchmark per la bella grafica è il PC. Comunque, giochi come questi sono prova che con un buon art style non ti serve il graficone. Mentre là purtroppo c'è questo bias per cui il graficone indica un bel gioco, quando purtroppo non è più così. Spesso giochi con graficoni assurdi sono contenutisticamente vuoti. Ho appena iniziato Batman Arkham Knight, o Knight, Gotham Knight, cioè grafica bella, anche se è peggio secondo me degli Arkham. Dura Game as a Service, magari in cooperativa anche divertente, ho giocato da solo, non ho di coglioni, ho giocato un'ora e mi sono rotto il cazzo. No, erano un bundle per l'Ucraina. No, per il della sì. Tutto l'anno scorso, mi pare. No, non l'ho acquistato. Cioè, acquistato. Era in sto bundle in cui tutti i proventi andavano terremotati in Turchia e in Siria, quindi l'ho preso. Volevo provare, ero curioso. No, non... Guardate. Vedete un amico con cui giocarci? Dai, è a posto. Magari anche sì. Non è neanche tanto un gioco, se... un gioco senza niente. Una cosa che dire è che, non lo so, che è uscito dopo gli Arkham erano meglio in tutto, non ha nessun senso. Cioè, proprio meccaniche più raffazzonate degli Arkham, tutto peggio, magari anche se cose divertenti. Non so, un RPG, un action RPG, quello stile non è il tipo di gioco che ti aspetti. No, che combattimento, è noioso, è un singolo task, wow, no. Zero. Insomma, se l'avete preso il bundle, volete, cioè, pregate che un vostro amico ce l'abbia, da solo no. Ma stiamo divagando, perché chi se ne frega di Gotham Knight adesso. Di Gotham, sì, dai. Dai. Sì, abbiamo già parlato, no? Betty Diablo 4. Cesca diceva che a lui Diablo 4 un po' interessa, ma non a prezzo pieno. E io ho supposto che lo porterai in streaming quei giorni. Dico bene? Una cosa abbastanza innovativa per i platform dell'epoca, almeno su PS2, perché i platform 3D è che comunque potevi esplorare il livello cioè il livello dell'esplorazione libera in 3D completo, mentre nei Crash, è meglio, è più corretto dire una novità rispetto ai Crash. Potevi girare tutto, potevi esplorare liberamente i livelli. Come si sparava? Potessi contare Rod? Se hai ancora voglia di giocarti tutti, diavolo, e poi... Come si spara? No, col cerchio, con la X. Ah, con la X. Cosa mi dà? Ah, Globi.
Incredibile voglia che ho di mettermi ad andare avanti in un gioco che non giocherò mai più. È un po' peccato che questi giochi non siano mai più stati fatti. Anche a noi i capitoli. La serie è incredibilmente dimenticata Naughty Dog e non ha senso. Ma sì, tanto c'è qua. La Roma vince 4-1, brava Roma, ma i supplementari? Sono felice, mi fa piacere. Sono felice se la Roma vince Europa League. Però poi deve arrivare quarto. No, la Roma deve vincere l'Europa League, però poi spero che un'italiana che non sia l'Inter la vinca. Cioè, spero che poi non la vinca il Milan, ecco. La Champions, se no sono cazzi per il quarto posto. Ci sono. Allora, grazie a Dio, io non so. I picchiaduro mi piacciono, ma ho mai avuto voglia di metterci sotto e impararli. Quindi Street Fighter 6 non mi interessa relativamente poco. Però c'è Final Fantasy 16, ma purtroppo per fortuna a questo punto non ho la PS5. Quindi non lo giocheremo. Almeno non subito. L'unica cosa che a maggio esce Zelda, quindi con Zelda ci si ammazza. Buonasera, Bomincale. Crash, no, Crash Bandicoot per PS2, no. Erano brutti brutti, eh. Quelli per PS1 no, sono belli. Quelli per PS2 no. Cioè, proprio brutti quelli per PS2. No, non è vero, non sono un hater di Crash. Dio, caro. Santo cielo. E to' caro comunque. No, ma non sono un hater di Crash, non sono un grande fan, però no, ammetto che sia un gioco divertente. Comunque mi sono giocato qualche anno fa la remaster del primo. Guarda che è abbastanza complicato. Cioè non è un gioco semplice. Molto più punitivo di Jack and Dexter. Jack and Dexter è molto più facile. Solo che li trovo un po' sopravvalutati Crash. Cioè nel senso la gente si guarda come dei capolavori estremi per l'unico gioco che aveva giocato. Dell'epoca c'è Super Mario 64 che era molto più bello. Però adesso è una cosa molto italiana, perché in Italia siamo tutti sonari. Quindi se un titolo PlayStation ci ricordiamo molto più facilmente. Mi chiedi quanta gente della nostra, della mia età, comunque della nostra, siamo tutti più o meno coetanei, almeno così dicono i dati su Instagram, l'ha giocato. Ha giocato Crash Bandicoot e non ha mai giocato Mario 64, sempre parlando di platform. The Crash è abbastanza famoso, tipo anche la mia ragazza che non è una gamer provetta. Crash l'ha giocato, se lo ricorda. Quanti amici avete che hanno giocato, che avevano la PS2 o la PS1 e quanti avete che avevano il GameCube o Nintendo 64? Ah, no, è fantastico Zelda su Nintendo Switch. Sì, esatto, giochi Nintendo fatti a Nintendo. Giochi Nintendo fatti da Game Freak? Mai. Quelli sono ottimizzati, di merda. Comunque no, no, Zelda è un capo. Regge benissimo su Switch. Certo che devi acquistare una console Nintendo. E lo faccio anche volentieri, nel senso. Se so. Beh, come. No, Sony in realtà ha iniziato a portare, poi si è resi conto. Però Nintendo ha fatto una cosa che. Cioè, loro questa cosa paga. Anch'io uso. Di solito uso PC e console Nintendo. Comunque la cosa figa della Switch è che posso portarmela in viaggio. Comunque viaggiando abbastanza. Mi è comodo. Vabbè, poi ho anche il gioco su portatile, quindi mi va comodo uguale. Un po' più scomodo il portatile da portare in giro, ma. Cioè, comunque so che Nintendo. Se c'ho il marchio Nintendo sopra. Se non è un capolavoro, comunque un gioco di ottima qualità. Almeno per i first party. Poi ci sono i casi che. Oh, Scarlatto e Violetto. Tecnicamente imbarazzanti, però. Se li ho giocati, li ho finiti, non mi hanno pesato per niente. Sì, no, no, ho capito che non giochi Zelda non ti va. Insomma, è un peccato, è un vero peccato, perché comunque. Sono dell'idea che. Ma io in realtà non l'ho mai giocato, ho giocato solo il primo, dovrei recuperarlo. No, ma avevo capito cosa intendevi Morgotto.
Perché insomma i giochi Nintendo vanno giocati. Comunque anche per conoscenza, per vedere comunque come si fa un buon level design. Perché Nintendo se una cosa sa fare sono i giochi. Vedete quanti giochi Nintendo comunque sono stati brutti, fatti proprio a Nintendo. Alcuni un po' più deludenti di altri, sicuro. Più giochi. Sono giochi terrificanti come è successo altre cose mai. No, Zelda Breath of the Wild, giocatevelo tutti, è un capolavoro assurdo, non ha genere, non ha... Dipende dal genere, si piace a saga o meno, quello è un giocone. Infatti, Tears of the Kingdom, potrebbe essere il gioco dell'anno. Quello, Baldur's Gate 3. Sono quelli due giochi che esco quest'anno che potrebbero veramente... Final Fantasy XVI, anche quello sembra molto figo. Però sapete, Final Fantasy, sempre questa cosa che gli ultimi non erano proprio entusiasmanti. Anche se questo sembra molto figo. Guarda che c'è anche Baldur's Gate 3. Anche quello se la può giocare molto. È un po' più di nicchia, per Dio santo anche. Cioè, già l'Early Access ha venduto un macello. Questi tre, dico, sì, Zelda, Final Fantasy XVI e... Come si chiama? E Baldur's Gate 3. No, uscirà su PC, è esclusiva temporale, mi sa. Qualcuno mi corregga se sbaglio, ma dovrebbe essere esclusiva temporale. Speriamo, lo voglio giocare un sacco a Final Fantasy XVI. Sono ripreso il 6. Sono rimasto un attimo bloccato perché ho fatto una cazzata. Sono andato in una zona troppo alta per il mio livello. Mi sono indietro. Sì. Vai, bravo, lei. Sì, dovrebbe uscire. Anche il 15 è uscito alla fine. Poteva fare a meno, ma. Fai un po' di 16. Comunque, dicevo prima, sembra che abbiano inviato il Throne Liberty per non farlo accavallare con Diablo 4. Mossa intelligente, devo dire. Quindi sembra che dovrebbe uscire a ottobre o novembre. Ottobre, se non ricordo male. Comunque, in teoria, domani esce la news. Altro gioco che boh. Mi ricordo, all'epoca PS2 c'era sempre questa sfida tra Jak and Daxter e Ratchet & Clank, perché erano molto simili. Che è la sfida spirituale tra Spyro e Crash. Sempre quindi Insomniac contro Naughty Dog. Però Ratchet & Clank hanno continuato a farli. Jak and Daxter hanno fatto sto capitolo qua, Oltre i confini del mondo, che è una merdata. Poi è sparito completamente, è sparito proprio dalle scene. È vero, sì, l'abbiamo pubblicato oggi, Bombincale, che ci sarà una Betty di Day Before. L'abbiamo giusto pubblicato oggi. Boh, vediamo, mi sono guardato un video in cui lo metteva tavolo nei giochi schermo. Io di Day Before giuro che ho hype, solo perché sono curioso di vedere che cazzo viene fuori. C'è l'unico motivo per cui mi hype. Sì. Cioè, voglio vedere che minchia mi tirano fuori questo gioco. Cinque. Vabbè, direi che a questo punto andiamo indietro nell'isola. Torniamo nella terraferma, andiamo a fine livello, finiamo il primo mondo e poi chiudiamo. Facciamo due chiacchierine nel concludere. Vedo che c'è ancora gente. Siamo chiacchieroni stasera, ma mi fa molto piacere. Sono stato bloccato. Spero se mi passa nessun commento.
Ah, c'è sparare il Road Trip Adventure, non lo conosco, poi me lo guardo se è veramente così bello. Ah, tra l'altro ringrazio tutti quelli che si sono iscritti oggi, a parte quelli senza di follow, a parte quelli che si sono iscritti, anche chi è diventato follower stasera, che non avete già disattivato le notifiche, però vi ringraziamo di cuore. Dai, diamo fine a sto mondo. Sì, comunque vedete che no. Ma calma, eh. Vedete che in 2 ore. Sì, non l'abbiamo finito al 100% e mi ha lasciato un po' di batteria indietro. Però comunque in 2 ore il primo mondo abbiamo fatto. E adesso che quando? Adesso? Vai a dormire, dai, sì, tanto fra poco stacchiamo anche noi. Va bene, Morgotto, buonanotte. Buonanotte, buono showcase. Grazie ancora per l'iscrizione, grazie per essere passato. Ci vediamo presto. O se ci segui sui social, ci vediamo sui social. O su Telegram. Ah, quindi ufficiale, domani andiamo avanti con la Road to Diablo 1 con Axe. Road to Diablo con Axe. Allora domani mattina l'annunciamo ufficialmente. Ah, Road Trip, l'ho già sentito Road Trip. Dopo me lo cerco. Road Trip. Ma forse l'ho visto chiato, ma non ho. Ah, quindi non ti sta piacendo. Come si fa? Accelera. Ah, con la X, ok. Sempre perché questo gioco è un buon level design. Aveva anche le sezioni in moto, vedete? Cioè, le sezioni con l'overboard. Quello che mi piace. Quello che mi piaceva è che sì, non annoia mai, ti proponeva sempre diversi gameplay. Era fatto bene, non un capolavoro, ma era fatto. Cioè, non è Super Mario 64, ecco. Però era fatto bene. Soprattutto quando hai 9 anni questo gioco e ti piace così. Molto più accessibile dei Crash, ma anche molto più vario, secondo me. A livelli personaggi, trama, ambientazioni, gameplay, tutto. Più permissivo è Crash un colpo di morto. O no? Come per i palloni. Dio santissimo. Certo che Silma ti segue su Instagram. Ma sì, sai come. Sai che Silma è così. Lui si emoziona. Lui si vuole bene per questo. Tanto ti ha fatto un mega regalo, quindi tanto cuore per Silma. No, 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 no. Sapete come Silma, seguite anche voi su Instagram, che il buon Ray, che sarei io, mette storie tutti i giorni e anche reel, no reel dipende, comunque reel, meno 2 settimane ne mettiamo i reel, una volta al mese mettiamo i video grassi, su YouTube però quelli, tanto a breve deve uscire il nuovo video, domani come ho già detto reel nuovo, e penso settimana prossima, entro massimo entro fine mese.
Facciamo uscire il nuovo video. Comunque, se poi avete feedback su giochi da portare, cosa vorreste vedere, suggerimenti per nuovi video reel, ragazzi, sapete che noi insieme siamo sempre là. Siamo sempre là. Lieti di ascoltare i vostri feedback. Comunque, sì, vi dissi il Mano Stalker. Ma li ci vuole bene anche per questo. Come uno dei problemi. Ma sai che ti do una cosa divertente, che una volta io e il Plinius abbiamo discusso se era il caso di portarlo o meno a Minecraft Dungeon. Sempre perché è un Diablo like, comunque per variare un attimo il tema. Potrebbe essere. Si vedrà. Oh, quindi non ti sta piacendo Mortal Chess. Capisco. No, guardate, il villaggio di pietra in fiamme. Accidenti, e che festa. No, cosa hai capito? Intendo dire che il villaggio è stato bombardato da Ah, una serie di perché flash. nell'originale diceva The village is on fire e fa oh, è una party. Sembra che il Ok, saggio assist. stesse lavorando a una macchina Ah. fluttuante per poterli muovere. Supponendo che funzioni, Sì, ci servirà Chess sta giocando a Mortal Line, ma gli è piaciuto così tanto che adesso è tornato a giocare ad Albion. Sì, comunque Giocaci. ragione, Bominkale, portiamo Diablo in tutte le sauce. La settimana scorsa abbiamo portato il Diablo like, la settimana è solo Diablo. Ci sono io che vario un po' il tema, perché se non l'aveste capito, non sono un grande fan di Diablo. Cioè, nel senso, mi piace, ne gioco uno anche mi diverto. Però non è il gioco preferito. Proprio come si salvavo. Ah, X quadrato, quattro. Allora, qua in realtà possiamo anche chiudere. Qua si può anche uscire. Torniamo schermo intero. Oh là là. E rieccoci qua tutti albuiati. Facciamo due chiacchiere in finale. Allora, oggi. Aspettate un secondo. Ci arrivo. No, ci fa di nuovo. Abbiamo svegliato. È sonnetto. So che, ma infatti Mortal Line 2 è un titolo un po' complicato. Però Albion da solo in realtà te lo puoi giochicchiare un po' di più, cioè, più o meno. Quindi sembra l'approccio. Mortal da solo è un po' complicato. Secondo me è già più complicato. Sono, non ho paura. Sono, sei confuso. Che saluta, saluta i massivi, saluta i massivi. Però vedi, Albion è comunque free to play e non devi pagare l'abbonamento, mentre Mortal devi farlo. Già quello, secondo me, ti complica un po' le cose. Cos'è? Annusi? Mangiamo dopo? Mangiamo qualcosa? Oh, spaventato. Sì, Albion è più vario, secondo me. Al momento non ha il cane, ma prima o poi ce l'avrà. Quindi cosa faremo? Non so, è anche più complicato, morto. Comunque è molto più hardcore, mentre Albion te lo puoi giocare molto più easy. Non lo so. Cioè, posso capire che qualcuno preferisca andare a giocare ad Albion piuttosto che a Mortal. E comunque Mortal Albion fa anche numeri molto più grandi. No, vedi, comunque c'è. Sei anche già in contatto, nel senso, chi te lo fa fare adesso Mortal? Però l'hai comprato Mortal. Posso. Io capisco. No, non ti agitare. Ora si sveglia. Comunque
Comunque stasera stanno giocando a Jak and Daxter, spero vi sia piaciuto. Ho visto che comunque eravate anche abbastanza. Pensavo aveste giocato di più, sinceramente. Sono un po'. Pensavo fosse più gente che l'avesse giocato, invece no. Da mangiare alla bestiola. In caso, allora, vi ricordiamo, domani c'è. Domani abbiamo Diablo 1. Continua la rotta Diablo con il buon Aster. Sputacchiare, cosa fai? Dove stai andando? Cioè, adesso che ti abbiamo fatto mangiare, sei felice. Continuiamo la rotta Diablo 1 con. Cioè, iniziamo la rotta con Diablo 1. La prima volta che lo portiamo, tra l'altro, mi sa. Un gioco che non conosco, ma mai giocato. Anche il 2 sì. E il 3 l'ho visto abbastanza. E poi non so quando faremo i prossimi stream. Vi ricordiamo che sabato c'è la conferenza al MUFANT alle 4 e mezza, quindi se siete a Torino non mancate. Poi aperitivo offre Plinio, offre tutti aperitivi. Venite a tutta la regione per vedere Plinio proprio offrire uno spritz. Ma cosa lasci in giro le briciole? Mamma mia. E basta, noi allora vi ricordo di seguirci su tutti i social perché abbiamo il canale Telegram, Instagram, anche TikTok. Se volete fate felice il dottor Collis. Di che vengano, se vedete su Instagram potremmo mettere più storie di questa bellissima bestiola. E poi niente, scriveteci i vostri commenti, cosa te portiamo. Non so, prossima volta potremo finalmente portare Total War. Magari quello lo giochiamo di più. Ciò che più volentieri. Non sono fortissimo su. Vi dirò, non sono fortissimo con Three Kingdoms. Perché è un po' più complesso, però mi piace. È bello, è uno dei migliori. Lo portiamo, l'abbiamo portato. E basta, cosa dire? Se avete domande, volete fare considerazioni finali, se no ci salutiamo. Compagno, vieni qua. Dite voi. Rumble, ma secondo me non serve riportare Rumble Remastered. Chi ce lo ricorda? Cioè, nel senso, abbiamo già portato. Non è neanche una bella Remastered, mi è neanche piaciuto. Cioè, il Joker è sempre bellino, secondo me l'hanno anche peggiorato. Warhammer 2, io ho giocato il primo Warhammer, è bello, ma non so perché non mi hanno mai preso i Warhammer Total War. Di che non se ne è parlato molto poco, ma secondo me è uno dei migliori anche perché è molto ibridato con. Aspetta che è finta la lavatrice. È ibridato molto con i Crusader Kings, quindi ha molto più parte diplomatica, è bello. Dovremmo portarlo. L'altro è Wasteland, non lo so. Ho visto che comunque molta gente ha votato Wasteland, quindi forse c'è curiosità. È un gioco che non conosco, quindi sembra un totale blind run. Vediamo, magari me lo inizio per conto mio. Tra un po' di giochi a finire prima. Signori miei. Che facciamo, Tom? Salutiamo gli altri? Salutiamo? Andiamo a dormire tutti, dai. Allora, Massivi, io vi ringrazio per essere venuti questa sera. Spero il gioco vi sia piaciuto. Con me non so quando ci vedremo per il prossimo streaming. Spero presto. Probabilmente settimana prossima. C'è andato. Probabilmente settimana prossima. Dove dorme? Nella sua gabbietta. Sara non vuole che dorma con noi per qualche. Sì, è la cuccetta. Mi sa che ne prendiamo un'altra perché è piccolina per lui. Cioè, adesso è piccolo, ma poi cresce. Però lasciamo andare un po' in giro la sera quando siamo là. Fino a vederci presto, ricordiamoci domani Road to Diablo 4 con Diablo 1 e il buon Azazar. Se volete continuare a sentirci, seguite sui social. Pubblichiamo quasi tutti i giorni, mentre Reel 2 volte a settimana. Domani nuovo Reel, quindi seguiteci e settimana nuovo video. Grazie di tutto, ragazzi miei. Ray vi saluta e anche il dottor Collins. Saluta Tom Collins. Buonanotte a tutti, sempre aggiornati, connessi e massivi. Grazie a tutti. Un bacione.